Oggi, 27 gennaio 2018, voglio parlare del progetto Fuertecoin. Allora, molti di voi conosceranno i Bitcoin. Allora, qua leggo su Wikipedia: il Bitcoin è una criptovaluta creata nel 2009 da un anonimo inventore noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Bene, sono passati 9 anni dalla creazione del Bitcoin. Ora leggo la definizione di criptovaluta secondo Wikipedia. Una criptovaluta è una valuta paritaria, decentralizzata e digitale, la cui implementazione si basa sui principi della crittografia per convalidare le transazioni e la generazione di moneta in sé. Come ogni valuta digitale, consente di effettuare pagamenti online in maniera sicura. Bene. Ora parliamo del Fuertecoin, che almeno per ora non ha articoli su Wikipedia. Sto pensando di scrivere un articolo nel mio blog e eventualmente anche nella Rapisardo Wiki. Mo faccio un po' di rivelazioni o spoiler per chi preferisce gli anglicismi. Ricordate il mio romanzo? A Nuova Atlantide si usa l'anello Atlantideo. Ho pensato a un anello Atlantideo fatto di carta o di metallo, e quindi tangibile, e anche un anello Atlantideo virtuale. Insomma, che quindi è come il Bitcoin o il Fuertecoin. Vabbè, torniamo a parlare del Fuertecoin, va. Poi eventualmente porteremo avanti il discorso relativo al romanzo. Ah sì, infatti sì, stavo parlando del romanzo perché volevo scrivere un articolo sul Fuertecoin nella Rapisardo Wiki. Sì, probabilmente citerò il Fuertecoin nel mio romanzo. Sì, tanta gente invece di usare l'anello Atlantideo virtuale usa il Fuertecoin perché ci andrò bene. Vabbè, sì. Sì, è meglio se torniamo a noi. Quando apro certe parentesi, poi prima di chiudere ci metto una cifra. Ecco, chiudiamo, ok? Allora. Mo' vi faccio vedere il sito del progetto Fuertecoin. Eccolo qua. Allora, fuertecoin.com. Allora, qua ci sono i miei ordini, quindi insomma i Fuertecoin che ho comprato. Ecco, allora, cancelletto 8543 è il codice del mio primo ordine. Quella volta ho comprato 30 Fuertecoin. Allora, mo andiamo alla pagina principale del sito. Investi in Fuertecoin. Vediamo un po' che succede se clicco là. Allora, intanto mettiamo la pagina in italiano. Ecco, vedete, questo sito è in 6 lingue.
Ecco, ora leggo qua. Fuertecoin è una valuta digitale creata per Fuerteventura. L'idea alla base è quella di connettere tra loro i proprietari delle imprese locali e i turisti, creando allo stesso tempo un'opportunità di investimento per tutti gli individui coinvolti. Fuertecoin è un sistema di pagamento digitale decentralizzato, semplice da utilizzare, che permette l'acquisto di prodotti e servizi locali tramite l'uso di un'app per dispositivi mobili. Quando il marketplace, ma che è? Il mercato forse? Aprirà ufficialmente il 1 aprile 2018. Il valore di Fortecoin sarà fissato a 10 euro per ogni gettone. Inoltre il sistema è strutturato affinché il valore aumenti di 1 euro ogni 3 mesi. Si propone quindi la possibilità di conservare i Fuertecoin come valida opportunità di investimento. Mi sa che hanno rotto un po' male, la pagina originale era in spagnolo, giustamente, perché a Fuerteventura si parla spagnolo come in tutte le isole Canarie. Poi che a Fuerteventura ci sono tanti italiani è un altro discorso, poi parlerò pure questo in un video a parte. Allora, ci sono 77.624 Fuertecoin disponibili. Poi vi spiegherò perché. Allora, se clicco acquista, che succede? Cioè, io lo so, ma stavo usando per voi. Allora, codice del buono sconto. Ricordate quello che ho detto prima? Insomma, il numero che ho detto prima? Ecco, se mettete quel codice là, in questo spazio, voi pagherete sempre la stessa cifra, riceverete lo stesso numero di Fuertecoin, però io riceverò il 10%. Per esempio, se uno di voi compra 100 Fuertecoin facendo il codice, io ricevo 10 Fuertecoin. Non so se è chiaro. E vabbè, che ci guadagnate? Non lo so. Beh, penso di fare un video di ringraziamento e nella descrizione del video metterò i vostri nomi. Ora faccio una pausa e poi torno. Eccomi, sono di nuovo in linea, se così si può dire. Non sto trasmettendo in diretta, però ho parlato del problema della videocamera, che insomma, quando la registrazione è in HD il massimo che posso fare è 8 minuti e 40 secondi, e quindi comunque devo fare una pausa. Se usavo l'altra videocamera potevo fare una cosa più lunga, però non potevo vedermi sullo schermo mentre registravo. Allora, a che punto stiamo? Di che stiamo a parlare? Ah, sì, del Fuertecoin. Allora, vediamo gli ordini recenti. Ecco. Il codice è cancelletto 8543. Insomma, se volete aiutarmi a guadagnare qualche Fuertecoin, fate quel codice, poi io farò un video di ringraziamento e nella descrizione del video metterò i vostri nomi. Poi ecco, per i miei amici ci sarà un ringraziamento speciale, perché ho già detto ai miei amici che farò una festa per il cambio di residenza e inviterò i miei amici alla festa. Per me sarebbe ottimo abitare a Fuerteventura. Se tutto va bene, andrò a Fuerteventura grazie ai Fuertecoin. Allora, vediamo un po'. Se vado su Bacheca, che succede? Ah, niente.
Ah, vediamo su home, pagina principale. Allora, valuta digitale per Fuerteventura, sostiene l'economia locale e l'innovazione. Accettazione Fuertecoin il 1 aprile 2018, ore 9. Allora, ah sì, perché dal 1 aprile 2018 sarà possibile fare acquisti a Fuerteventura. O meglio, non tutte le imprese di Fuerteventura aderiscono al progetto Fuertecoin, ma alcune sì. E quindi sarà possibile comprare beni e servizi da quelle imprese pagando in Fuertecoin. C'è il conto alla rovescia al termine della fase 2, cioè la fase 2 finisce per 4 giorni, 2 ore, 21 minuti, 47 secondi. Allora, cos'è questa fase 2 e quante sono le fasi? Ecco, qua vediamo le fasi di sviluppo del progetto. Allora, abbiamo la fase 0, che è stata dal 1 ottobre al 30 novembre. Quando io manco sapevo dell'esistenza del progetto Fuertecoin. Poi non capisco perché l'hanno chiamata fase 0. Non potevano chiamarla fase 1? Forse perché, cioè forse l'hanno chiamata fase 0 perché era una cosa tra addetti ai lavori. Quindi solo gli addetti ai lavori sapevano del suo progetto. Fase 1, diffusione primaria, dal 1 al 31 dicembre 2017. Quindi per tutto il mese di dicembre c'è stata la fase 1. E io ancora non sapevo il progetto Fuertecoin. Ah, vediamo questo diagramma a torta. Ecco. Poi ne parliamo con calma. Eh sì, perché qua ci ha spiegato con quante monete vengono coniate, ma andiamo avanti, prima vi dico le fasi, poi vi dico il resto. Fase 2, promozione del Nord, dal 1 al 31 gennaio 2018, la fase attualmente in corso. Ecco, io durante il soggiorno a Fuerteventura ho saputo dell'esistenza del progetto Fuertecoin, grazie a una pubblicità su YouTube. Se non stavo a Fuerteventura, manco venivo a sapere il suo progetto. E vabbè, forse è giusto così perché questo progetto è partito da Fuerteventura e serve prevalentemente per Fuerteventura. Poi è chiaro che chiunque può comprare Fuertecoin. Però ecco, gli organizzatori del progetto non fremevano dalla voglia di divulgare il progetto al di fuori di Fuerteventura. Fase 3, dal 1 al 28 febbraio 2018. Fase 4, dal 1 al 31 marzo 2018. Fase 5, dal 1 aprile 2018. Cioè quando ogni Fuertecoin varrà 10 euro. E quindi ci saranno tutti i Fuertecoin. Insomma, il progetto sarà terminato. Cioè almeno la parte principale. O la parte iniziale se vogliamo, cioè forse il meglio verrà proprio dal 1 aprile in poi. E mo vi spiego sta torta. Ecco, nella fase 0 vengono distribuite al massimo, cioè vengono distribuiti al massimo il 10% dei Fuertecoin. Allora, mi risulta che sono disponibili 1 milione di Fuertecoin alla fine del progetto, quindi ne sono stati coniati 100.000 nella fase 0, 200.000 nella fase 1, 200.000 nella fase 2 che è in corso, poi ne verranno coniati altri 200.000 nella fase 3, 200.000 nella fase 4 e 100.000 nella fase 5. Una volta sono stati coniati 1 milione di Fuertecoin, basta, non ne verranno coniati altri.
Infatti, mi sa che il valore dei fuerte coin salirà molto. Poi, ecco, ci sono state conferenze a cui io non ho partecipato. L'11 gennaio, è perché io non sapevo di quella conferenza. Il 26 gennaio perché ero già tornato a Roma e quindi niente. Pazienza. Sarà per un'altra volta. Comunque, posso sapere tante cose sul progetto Fuertecoin grazie ad amici e conoscenti che si trovano a Fuerteventura. Volevo dire qualcos'altro, vero? Sì, faccio una pausa e poi torno. Eccomi qua, sto registrando la terza parte del video. Cosa rende speciale Fuertecoin? È la prima valuta digitale delle Isole Canarie. Infatti, le altre isole non hanno qualcosa di analogo, per quello che so. Non capisco perché non hanno fatto un'unica valuta digitale per tutte le Isole Canarie. Vabbè. Pazienza. Poi che altro? Gestito dalle persone che vivono a Fuerteventura, è sicuro, affidabile e facile da utilizzare, stabilizza l'economia nei mesi più tranquilli, il suo valore crescerà di 1 euro ogni 3 mesi. Infatti, mo, ad aprile varrà 10 euro, poi l'aprile ci sta, maggio, giugno, luglio, sì, mi sa che a luglio ogni Fuertecoin varrà 11 euro, interessante, no? Poi, investire in Fuertecoin è vantaggioso per le imprese, per i residenti, per i turisti, per l'isola. Vabbè, mo, non so se è il caso di leggere tutti questi paragrafi. Leggo la parte per i turisti. In qualità di turista in visita a Fuerteventura, aiuterai le aziende locali, gli artisti e tutta la comunità a crescere. Vorrai spendere i tuoi Fuertecoin presso le centinaia di attività aderenti al progetto e accedere al nostro mercato digitale in cui acquistare i migliori prodotti locali online. Puoi anche conservare i tuoi Fuertecoin come investimento e spendere molto meno la prossima volta che ti rechi sull'isola. Poi, per l'isola, investire in Fuertecoin aiuta Fuerteventura a crescere, rendendolo un luogo più pulito, più organizzato e se possibile ancora più incantevole. Con Fuertecoin, la nostra squadra è impegnata a finanziare contest, che so i contest, ecco, compatibili, progetti ecologici ed eventi culturali. Se tra le imprese aderenti c'è sta pure un'impresa che asfalta le strade, è una cosa ottima, perché a Fuerteventura ci sono tante strade bianche. Non sarebbe male asfaltarle, secondo me. E questo potrebbe essere un ulteriore vantaggio per i turisti. Tre motivi per cui aderire a Fuertecoin. Opportunità di mercato. Acquistare Fuertecoin durante fasi ICO rappresenta grande quantità di profitto. Cioè, non so cosa sono le fasi ICO, ma vabbè. Forse le prime fasi, cioè prima di aprile. Una volta accettato e diffuso come metodo di pagamento sul territorio di Fuerteventura, il suo valore aumenterà considerevolmente. Cos'è la comunità? Accedendo a Fuertecoin supporti l'imprenditoria locale e gli abitanti di Fuerteventura. A differenza dell'euro, Fuertecoin è concepito per circolare unicamente all'interno dell'isola, incoraggiando la crescita economica. Partecipa al cambiamento. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, la moneta digitale si va affermando come il futuro dei metodi di pagamento. Sostenendo Fuertecoin, aiuti Fuerteventura a diventare una delle capitali del progresso e dell'innovazione. Ecco, col progetto Fuertecoin sono stati raccolti 24.000 euro, significa che hanno venduto
12.000 forte coin? Ah, interessante. 28 imprese hanno aderito. Niente male. Poi, richiede un appuntamento. Ah, sì, ma dove? Cioè, ma appuntamento per cosa? Per avere chiarimenti? Ma è gratis o bisogna pagare? Bisogna prendere appuntamento a Fuerteventura o va bene anche fuori? Non è chiaro. Poi qua vediamo le principali imprese che supportano il progetto Fuertecoin. Non so bene cosa è Surfing Colors. Però mi incuriosisce. Vabbè, poi lo vedrò con calma. Allora, io da qualche parte ho visto pure come funziona il progetto. Cos'è Fuertecoin? Vabbè, l'ho detto prima, moneta digitale indipendente, creata per supportare e connettere l'imprenditoria locale di Fuerteventura. Cosa significa ICO? Initial Coin Offering, fa riferimento all'offerta iniziale per una nuova moneta. È una sorta di crowdfunding che avvia la creazione delle valute digitali. Chi può partecipare alla ICO? Il nostro obiettivo principale è coinvolgere l'imprenditoria locale e i privati che vivono a Fuerteventura. Basta visitare l'isola come turista e puoi partecipare. Fuertecoin è anche per te. Quanti Fuertecoin verranno creati? In totale saranno creati 1 milione di Fuertecoin. Raggiunto tale valore non sarà possibile aggiungere al sistema ulteriori monete. Beh, da una parte mi sembra giusto perché sennò i Fuertecoin potrebbero perdere valore. Sarà un problema se qualcuno riuscirà a creare nuovi Fuertecoin manomettendo il sistema, ma spero che non succeda. Come posso vendere e scambiare i miei Fuertecoin? A partire dal 1 aprile 2018 vorrei spendere i tuoi Fuertecoin in tutti gli esercizi commerciali che espongono il logo Fuertecoin. Contemporaneamente apriremo il marketplace dove ogni possessore Fuertecoin avrà la possibilità di vendere le proprie monete o comprarne ulteriori. In alternativa vorrei sempre scambiare i Fuertecoin direttamente con altri utenti tramite apposita app per smartphone. Infatti mi risulta che già da ora è possibile scambiare i Fuertecoin con l'apposito programma per smartphone. Perché dovrei investire in Fuertecoin? Vabbè, i vantaggi cliccando qui, insomma, li vediamo, insomma, cioè cliccando qui vediamo i vantaggi. Sì, su quello che ho detto prima, no? Infatti. Posso considerare Fuertecoin come investimento a lungo termine? Assolutamente sì. Il valore dei Fuertecoin aumenterà del 10% ogni 3 mesi. Che succede se il progetto non va a buon fine? Sì, potrebbe succedere anche quello. Sebbene stiamo lavorando con impegno affinché tutte le fasi del progetto siano completate per tempo, c'è sempre una piccola possibilità che qualcosa vada storto. L'acquisto di qualunque criptovaluta è ancora considerato un investimento ad alto rischio, pertanto ti invitiamo a non investire mai più di quanto possa permetterti di perdere. Va bene, io per ora quanto ho speso? Vabbè, preferisco non dirlo, però insomma, con quello che ho speso non vado a dormire sotto i ponti. Dove posso trovare ulteriori informazioni? Ti invito a partecipare a uno dei nostri seminari gratuiti che si terranno ogni mese. Puoi scoprire i dettagli qui. In alternativa puoi metterti in contatto con noi attraverso l'apposito modulo o rivolgerti a persone già coinvolte nel progetto. Ok, queste sono le domande frequenti. Poi c'è la pagina dei contatti. Ottimo. Io da qualche parte ho visto pure i suggerimenti, insomma, come funziona il programma per smartphone. Io ho usato Wave Wallet. Ah, ecco, faccio una pausa e poi torno. Questa è la quarta parte del video. Mi sa che sto battendo il mio record. I surfisti hanno bisogno di onde per conquistare l'oceano e i Fuertecoin necessitano un altro genere di onde per muoversi tra gli utenti. Fuertecoin è una criptovaluta costruita sulla piattaforma Waves,
un ambiente per creare, memorizzare e scambiare criptovalute facilmente, in modo affidabile e sicuro. Ogni transazione effettuata viene memorizzata in sicurezza all'interno del database blockchain ed è visibile a tutti coloro che sono interessati. Fortunatamente non devi conoscere i dettagli tecnici di come funziona la blockchain per utilizzare Fortecoin. Da ora potrai effettuare e accettare pagamenti semplicemente utilizzando lo smartphone. Stiamo costruendo un'app dedicata a Fortecoin, che verrà lanciata prima di aprile del 2018. Al momento puoi conservare o scambiare Fortecoin utilizzando l'applicazione Waze Wallet, disponibile su Apple e Android Store. Con l'acquisto di Fortecoin viene fornita in combinazione un'altra criptovaluta, Waves, che è come un combustibile necessario per scambiare Fortecoin. Ogni FUC, che è Fortecoin, comprato è dotato di Waze sufficiente a effettuare 5 transazioni. Ah, cioè, quando noi compriamo o vendiamo Fortecoin, contemporaneamente consumiamo Waves. Interessante. Cioè, non so se è un bene o un male. Vabbè. Entrambi, Fortecoin e Waves, ti verranno consegnati appena completati i seguenti 5 passaggi. Scarica l'applicazione Waze Wallet sul tuo smartphone. Apri l'applicazione Waze Wallet, per la sezione ricevi nella parte inferiore dello schermo, seleziona l'elemento Waze dal menu nella parte superiore dello schermo. Copia l'indirizzo al tuo portafoglio Waze che inizia con Waze due punti barra barra. Incolla l'indirizzo del portafoglio come risposta al messaggio ordine completato ricevuto da Fortecoin. Ah già, infatti quando io ho comprato i Fortecoin mi è arrivato il messaggio di posta elettronica e allora poi ho copiato. Ah già, tra l'altro io c'ho Waze Wallet sul smartphone, ma l'ho visto, cioè ho visto lo stesso sito sul computer. Cioè, non so se è chiaro quello che voglio dire. Allora, Waze Wallet, ecco qua. Ecco, questo è il sito di Waze Wallet. Sì, sì, è una combinazione di 15 parole che ora non dico qua, se no voi accedete al mio portafoglio e non voglio questo. Però sì, ognuno ha il proprio portafoglio. Insomma, ognuno ha il proprio portafoglio Waves, il proprio portafoglio di onde. E quindi niente. Vabbè, un altro giorno eventualmente spero un po' meglio su certe cose. Questo sito è solo in inglese, infatti spero che esca presto l'applicazione fatta dagli organizzatori del progetto Fortecoin. Spero che sia chiaro, se no potete scrivere a me o agli organizzatori del progetto. Ah, tra l'altro qua nel sito di Fortecoin c'è la pagina dei contatti. Ecco, ti pregheremo di utilizzare l'apposito modulo per contattarci. Oggetto della richiesta, prenotazione al vostro seminario, incontro per ricevere FUEC, che saranno Fortecoin immagino, appuntamento per saperne di più, problema con il sito, vi dai collaborazione, altro, lingua. Italiano, spagnolo, inglese, tedesco, polacco. Ecco, quindi potete scrivere tranquillamente in italiano. Poi il nome per esteso, indirizzo elettronico, numero telefonico. Ah, cioè il numero telefonico è facoltativo, però vabbè, sì, a posto. Poi il messaggio, ovviamente. Poi dovete cliccare, lo c'è scritto, non sono robot.
inviare, dopo aver fatto tutte altre cose ovviamente. Bene, sì, spero che sia tutto chiaro. Se qualcosa non è chiaro, fate domande. Cioè, è meglio se fate le domande agli organizzatori del progetto Fortecoin, però. Se fate domande a me, io comunque risponderò nei limiti delle mie capacità. Cioè, se io so rispondere a una vostra domanda, rispondo, non è che vi dico, chiedete agli organizzatori del progetto Fortecoin. Poi, se invece non so la risposta, è chiaro che allora vi dirò di chiedere a Fortecoin. Vabbè, ho detto tutto, quindi basta così. Grazie per l'attenzione.